benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, come avrete già potuto vedere, sì lo so, ce l'ho fatta dopo 50.000 mesi, sono riuscita a prendere Horse Life 4 per il 3DS, che vedete che sta a giro, vabbè. Ci ho messo 50.000 mesi, sì, perché vabbè, a parte tutti i soliti problemi che vabbè, uguale. Ma oggi finalmente possiamo cominciare una nuova serie di gameplay, che è appunto dedicata a sto gioco. Vabbè, insomma, io devo sempre parlare un casino, che è uguale. Cioè, intanto volevo ringraziare Puledra 61, sì, mi sembra sia lei, perché se ho scoperto che l'esistenza di questo gioco è grazie a lei, che aveva pubblicato una foto di questo gioco sulla mia community di Google Plus, Horse Gamers. Quindi intanto la volevo ringraziare, anche perché vabbè, aveva fatto un video, diciamo, su mia richiesta di questo gioco, e se lo conosco è grazie a lei, perché io cercavo da 50.000 anni dopo che avevano fatto Horse Life 3. Ho detto, mi sembra strano che non facciano niente per il 3DS. Con un po' di ritardo ci sono arrivata. Quindi vabbè, devo dire intanto che rispetto agli altri giochi della Horse Life è uno stile completamente diverso. Cioè, nella Horse Life, diciamo che era basata, gli altri era basata interamente sulle gare. E poi vabbè, c'erano tutte, dressage, completo, cross country. Qua invece le gare non è che sono obbligatorie, cioè guadagni un po' di soldi ogni tanto e sblocchi delle nuove cose, ma... E qua le gare sono tipo, vabbè, c'è il salto ostacoli e c'è una corsa che devi tipo raccogliere bandierine e fare dei punti, una roba così. Poi non so se riuscirò a farvele vedere, perché... Allora, direi che dopo aver passato 50.000 ore possiamo partire. E io volevo dire un'altra cosa, sì, vabbè, che praticamente mi venisse in mente. Oggi lo so che non sono in vena di parlare, ma come al solito. Praticamente, anche se non ha tutte le gare, vabbè, tutte queste cose, e c'ha 50 miliardi di missioni impossibili che vi faranno andare fuori di testa, praticamente... Molte missioni sono curate nei dettagli fino all'ultimo. Cioè, ad esempio, dovete spostare dei tronchi, consegnare dei pacchi, poi fare anche delle cose carine, tipo guardare i fiumi e recuperare aquiloni incastrati sugli alberi, quindi dovete alzarvi in piedi sulla sella. Sono abbastanza carine, però mi fanno andare fuori di testa. Quindi possiamo partire, che sarebbe anche l'ora. Faccio vedere. Ok, basta. Sì. Vediamo, sarà meglio. Ok, ora mi si vede dietro, ma tanto mi conoscete, non vi spaventate, perché tanto sono io. Allora, ora vediamo se riusciamo a farlo partire. Ok, è partito. Ok, va bene, sì, salvata. Aiuto. Allora, adesso vi faccio vedere un attimo il mio profilo, quello, il primissimo, che non so se ne farò video. Che l'ho quasi finito ora. Questo cavallo nero. E vabbè. Però noi oggi siamo qua per cominciare un nuovo profilo, quindi... Buona partita. Infatti, se ci vedo 2 ore che non ci vedo. Ok. Allora, vediamo come farla. Direi di farla come me. Parte il nome, Aspetta che cambio nome. Aspettate che se non vedete lo schermo inferiore... Invece che Irene chiamiamola Ire, se li riconosco le altre cose. Allora, andiamo alla pelle scura. Nell'altro profilo qual è? La mettiamo un po' più scura, va? Lasciamola prima. Nell'altro profilo questa la faccio. Lasciamola prima. Ok, dai, non la voglio fare identica a me, ma... Allora, i capelli devo scegliere tra questi neri. Gli metto il cap perché sta meglio. Oppure, perché nell'altro profilo ho questi, che hanno la coda, perché di solito quando vado a cavallo ho la coda, però... O così, o così. Così non mi ispira tantissimo, devo dire. Mettiamo questi. Ah no, giusto, tutti i vestiti devo ancora fare. Facciamo pure questi. Ok. E ora siamo arrivati a difficilissima scelta del cavallo, perché già questo mi piace. Allora abbiamo Appaloosa così. Poi vabbè, bianco, io ero sul bianco.
poi morello normale, sauro, baio, palomino, satua, questo deve essere color crema chiaro chiaro, e poi c'è sauro e baio, sì, e morello con le balzane. Questo mi piace, però io avrei voluto più bianco, però non troppo. Anche così non è brutto, eh. Sapete, è una scelta molto difficile. Però io andrei su questo baio, che mi piace troppo. No, oh, aspetta un po'. Anche nera non gliela puoi cambiare, no? Penso dopo, sì, ok. No, sì, infatti. Allora, vediamo. Marrone. Facciamo nero. Poi gliela facciamo del suo colore. Non così. Così. O così. Così. Ok. Sella, vabbè, questa. Non c'è andata tanta scelta. No, le protezioni non gliele mettiamo. Ok. Ce l'abbiamo fatta. So che non si vede perfettamente, ma sapete tutto sui miei problemi. Allora, guardiamo il mondo stiloso, eh. Questa è la scuderia dove vivete, in teoria. Cioè, per raggiungere ogni minima parte di sto gioco dovete viaggiare per 50 miliardi di chilometri. Ah, giusto, dobbiamo dare un nome in codice a sto cavallo. Primi passi, vabbè, glielo diamo dopo. Avrei pensato a Master, nome da maschio. L'altro si chiama Faded, nero. Vabbè, uguale. Allora, mi faccio vedere, sono Sofia. Sono contenta che hai deciso di portare avanti tu la fattoria della zia. Sai, mi ha parlato molto di te. Prima di andarsene, tua zia mi ha chiesto di mostrarti la fattoria e l'area che la circonda. Oh, che rottura. Scusate, ma ora è meglio che ti faccio fare il giro della scuderia. Bene, io lo so a memoria, quindi seguimi, ti faccio strada. A cavallo, va? Vai, parti. Oh. Ah, ti sta dicendo sotto come avanza. Ok, ho capito. Qui ti fa fare tutte le cose prima di notte. Strano invece un cavallo così. Sì, dai, ho capito che finché non si arriva qua tanto non ti fa muovere. Ok. Guarda la minimappa, ti mostro dove ti trovi. Sì, sì, vedrai anche i simboli che indicano l'obiettivo, alcuni importanti punti interessanti nell'area. Vai, seguiamo sta qua. Ora ti dice premia bestia e io adesso vado per i fatti miei perché la strada la so. No, dai, scherzo. Ok, siamo partiti, no, perché ho avuto alcuni intoppi iniziali, perché ovviamente la mia intelligenza è acuta. Vi diceva prima, c'è l'indicatore lì di fianco, quando si svuota il cavallo si ferma. Però io già ho già fatto una tipo tattica per non farlo svuotare e mantenere la velocità costante. E non si può neanche saltare, che rottura! Ora stiamo andando al negozio. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. Ok, siamo arrivati. Allora, qui puoi comprare tutto quello che ti serve. Walter è il titolare del negozio. Ogni tanto rompe le scatole. No, scherzo, all'inizio, poi dopo. Continuiamo il giro. Beh, andiamo dietro a questa qua. Ponte. Cioè, all'inizio vi cosate, ecco, se mi venisse il verbo, vi disorientate tantissimo. Poi col tempo. Ora ci sta sicuramente portando all'area competizione. Perché segui tutto il sentiero quando basta andare di qua? Mamma mia, ci mette 2 ore così. Oh, c'è il recinto dell'arena. Puoi fermarti qui in qualsiasi momento per partecipare a competizioni e campionati di equitazione. Sì, dai. Più cose potete fare insieme là dentro. Bene. Perfetto. E io I take the long way to home. I'll be a dreamer till the day I die. But they say you're
Ok, siamo riusciti a tornare a casa. Molte altre cose andandoci in giro per conto tuo. Il cavallo ha bisogno di riposarsi. Fai sempre attenzione al suo amore. Sì. Ok, quindi adesso a quanto pare ci insegnerà a dar da mangiare al cavallo. E vi faccio anche vedere io. Allora, bene, direi che il nostro inventario lo siamo messi bene. Però abbiamo solo una. Ecco, ora mi tocca. Ok. Faccio vedere sotto. E ora sopra. Dove dovremmo inclinare il nostro DS per dare il mangime completamente all'interno della mangiatoia. Sto andando fuori. Ok. Questo cavallo ha mangiato. E ora è tutto a posto. Molto bene. Fantastico, il cavallo si sente sazio, proprio di culo di alzo. Sì. Ok, e quindi abbiamo fatto la prima missione. Adesso controlliamo la cartina per vedere dove dobbiamo andare. Vedo che c'è una missione. Sì, ho capito qual è. Quindi io adesso comincerò a tagliare un paio di parti per farvi vedere soltanto le missioni. Perché comunque le passeggiate in giro, va bene, è ovvio. Perché sennò verrebbe troppo lungo. Quindi noi adesso partiamo. Io e Master, si chiama così sto cavallo. Sappiatelo. Ora conosceremo la cattiva del gioco in questione. Bene, bene. Cosa abbiamo qui? Deve essere la nuova arrivata. Sì, ci hai azzeccato. Sono Lisa, abbiamo la carezza che ti abbia mai incontrato. Oh, che ridere. Quello sarebbe un cavallo. Non puoi nemmeno vincere una gara di passeggiate con quel ronzino. Non puoi nemmeno vincere una gara di passeggiate con quel ronzino. Sì. Ronzino? Oh, no. No. Ok. Andiamo Irene a partire col suo master, denominato Ronzino. Mentre Elizabeth rimane molto indietro. Facciamo la telecronaca. Allora, questa garetta qua è nulla in confronto a quella che mi farà fare poi nelle montagne. Questa qui che non si può definire. Cioè, questa è fuori di testa proprio. Fuori di testa. Nella Horse Life c'è sempre stata una fuori di testa. Ma ditevi, cioè, vi assicuro che questa ha superato ogni schema. Praticamente non vi vorrei svelare nulla, ma farà un casino nel percorso delle montagne per farvi perdere. Aiuto, sto finendo l'energia. Per farvi perdere che va. Uno psicologo non farebbe male. Ok, basta, ho detto anche troppo. Aiuto. Dovrebbe essere finita, vero? Oh, finita. Sono belle queste riprese che fanno. Sarà solo fortuna. Sto andando più piano apposta per farti vincere. Sì, sì. Perfetto, mi ho sbloccato una sella che, se non mi ricordo male, è americana. Quindi adesso andiamo a vedere se c'è da fare qualcos'altro. Vorrei arrivare al clou del gioco, quindi penso che vi farò vedere tutte le missioni. Ok, è qua vicino. Vediamo se riesco a vederla. Ok. Ah, giusto, ora è un pezzo importante. Impareremo a saltare. E passeremo al livello 2, se non sbaglio. Allora, ecco, il cavallo è una vera forza. Vedo che è battuto Elizabeth. Lei fa sempre così. Sì. Salta quell'ostacolo di bassi là. Subito.
Vediamo se riesco a non incastrarmi come ho fatto la prima volta che ho fatto sta cosa, perché... Ok, uno, andiamo. Vai, master. So che come nome non è il massimo, ma... Oh, stavo già sbagliando. Strada, ok, niente, no, perché sapete, sto guardando direttamente dal vetro della macchina fotografica, dallo schermo della macchina fotografica, e ho paura di... Non è così semplice, chi ha questo gioco riuscire... Ah, lo sapevo! Riuscirà a capirmi. Non me la cavo tanto male. Dai, su, che non ce n'ho voglia. Oh. Ben fatto, ora se saltare io stacco i bassi. Ok, siamo passati a livello 2. E una nuova gara sbloccata. Quindi adesso direi che possiamo evitare di fare qualsiasi altra missione inutile che vedremo. E andiamo a provare a fare qualche gara. Ok, ragazzi, allora siamo arrivati davanti alla... all'arena delle gare e vi farò vedere una delle gare che ci sono, anche perché ne ha già sbloccate 4, però facciamo la seconda perché almeno ci sono un po' di ostacoli da saltare. Invece la prima è solo un percorso senza ostacoli e... però aspettate che ognuna di queste vi dà dei soldi. Stavo pensando, a parte che adesso sarà meglio che faccio la gara prima di senza pensare altro, perché sennò mi ingarbuglio. Questo gioco è un incrocio di tanti altri giochi che abbiamo già visto. Aspettate che siamo sul ponte. Ma lo sapevo! Fa venire un nervoso. Dai, su. Oh. Vai, vai, vai. Non ti fermare proprio ora. Dai che ce la possiamo fare. Dai, dai, dai. E andiamo. 28,95. Oh, che bello! Troppo bello vedere, oh, dopo tutte 50.000 di fatica è bellissimo vedere, cosa, 40 euro e una maglietta, perfetto. Ah, stavo dicendo, questo gioco è un incrocio di Giulia Bossa di creazione 3DS, perché vabbè, alcune missioni e poi anche la ricerca di oggetti, qui ti fa cercare le piume, le pigne, ti fa diventare fuori di te. Poi vedremo più avanti quanto diventerò fuori di testa, a ricordarmi dove sono tutte. E niente... Proviamo a fare un'altra gara, va? E facciamo questo. E poi è un incrocio anche di la mia scuderia Wii, appunto, se avete subito visto come ha fatto il cavallo. Allora, vediamo se riesco a trovare le bandierine dorate. Non c'è niente. Qui è solo un gioco di velocità nel prendere le palle, le, come si chiamano, bandierine, tornare a casa. Non mi ricordo come avevo fatto a vincere qua, ovviamente è piuttosto difficile, anche perché non ci sono neanche le bandierine dorate, forse appariranno più in là, non mi ricordo assolutamente niente. Non riesco a vedere che posizioni sono ora, sono prima, ok. Ecco, sto già finendo la resistenza del cavallo, meno male me ne sono accorta. Aiuto. Sono ancora prima. Scusate se non parlo, ma è perché mi devo concentrare. No, perché sapete, io ho i miei problemi mentali, fisici e tutto, dico. Tanto vi conoscete, quindi ogni minima cosa io mi devo fare delle problematiche abbastanza gravi che mi implicano la vita. No! Tanto sono prima. 200 punti precisi. 2, 1, 0. Dimmi che sono prima. Oh! Per fortuna. 200 punti, primo che ho fatto io. 160 era al massimo. Ok, anche un morso vinto. Andiamo. 40 euro. Perfetto. Adesso direi che possiamo andare a fare l'altra missione, perché di gare ne abbiamo già viste.